Oggi faremo la panca con Fede. Ci mostrerà 280 kg che hai detto di aver fatto con la maglia da panca. La maglia da panca. Quindi, ora ti metti la maglia da panca. Metti prima questa manica, che già si è bloccata sull'avambraccio. Ok, metti quell'altra manica. Mettiti la maglia sopra. Non entrerà mai. Aspetta, dov'è il buco? Dov'è il buco? Sì che entra. È per un 93. Sa che si è ribaltato, ha sbagliato. Aspetta. Mi lascia anche sì. Vabbè ragazzi, ci fidiamo sulla parola, dai. È impossibile metterla, secondo me. Non l'ha mai messa. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sempre con Federico Sanna. Ciao ragazzi. Dopo il successo dello scorso video, come già annunciato, testerò Fede in tutte e tre le alzate. Oggi tocca la panca. Sapete il famoso video con cui l'ho conosciuto, dissandolo, era proprio per la panca piana, per le sue dichiarazioni. E lui non gli dice niente, dice che è perfetta. Ma cosa è perfetta? Quindi Fede, faremo panca con testa staccata. Ok. Bravo, aggancia. Tutta tua. 5 secondi di fermo. Fermo giù, ok. Fermo al petto dei 5 secondi almeno, quindi rimanere al petto 5 secondi per andare su. Pazzesco. Rimbalzello. E io proverò a aiutarti dicendoti che non ti ho aiutato. Non ti aiuto, non ti aiuto, dai, dai, dai. È tua. Ho due dita. Vai, vai, vai. Ti sto aiutando, vai. Con un dito. Ok. Con due dita, vero? Ho due dita così. Oggi mi fai vedere la panca tua allo stato brado. Come l'hai seguito? Non facciamo trollate, no. Farla senza. Non prendiamo in giro il pubblico, eh? No, assolutamente. Ok. Come mi ricordo io. Come mamma ti ha fatto? Ah, intanto Fede impugna il mignolo 81, quindi è una panca stretta. Sì. Stance larga, tipico dei bari dell'arco. È stata abolita questa stance e Fede la fa. È la prima contraddizione. Ok, spalma il culo sulla panca, quindi non c'è tensione sulle gambe. No. Sta comodamente appoggiato. Leg drive ormai io non... Devo dire che ha una buona gabbia toracica, quindi è abbastanza alto col pettorale. Secondo la legge di Baldini sei troppo inarcato, perché lui dice che se mettiamo un metro, qui deve essere uguale a questo. Quindi okay. Dovresti appiattirti. Più giù. L'ultima costola e il bacino alla stessa altezza. Dritti. Ma noi non ascoltiamo i cazzari come Baldini. Non sei un powerlifter. E lasciamo perdere. Appoggia. Prima cosa che vedo, Fede usa molto il trapezio. Poco depresso. Solo addotto, c'è un po' questa tendenza qui. Quindi ora il mio lavoro sarà sistemargli i piedi, mettergli il culo appena a contatto con la panca e cercare di metterlo in depressione. Bene. Fede, hai un bastone? No, ho portato di mano. No, non voglio colpirti, tranquillo, anche se lo farei volentieri. Ma mi serve un bastone. Sai che qua non c'è, lo sai. Ho smontato un pezzo del rack per l'occasione. Prendilo all'estremità, braccia tesi. Ora, okay. La cosa importante è che rilassi il trapezio. Bravo, adduci le scapole, spingile in basso. Ecco, devi rilassare qui e attivare questa zona, ok? Braccia tese? Sì. Adesso prova ad arrivare al petto rimanendo in questa posizione. Su, senza spingere con le spalle, bloccate sempre. Allontanalo, pensa solo allontanarlo, ok? Questo è sostanzialmente come deve stare in panca piana. Ok. Fede non rilassava il trapezio. Prova a fare la stessa cosa col bilanciere vuoto. Ritrai le scapole, li abbassi, sgancia il bilanciere, quella se la rilassi, ok? Ora portala alla scritta SBD. Però col bilanciere vuoto è facile. Appoggia, ora stessa cosa ma aggiungiamo leg drive. Ti faccio vedere al volo cosa voglio che tu faccia. I piedi stretti, li immaginare di spingere a terra come fosse una pressa. Una pressione, ok. Non stare spalmato così. Ok. Spingi e tieni il culo appena a contatto. Se è fatto bene, vedi, le gambe cominciano a bruciare. Va bene, va bene. Questa è la posizione che devi mantenere con tutto l'assetto. Ecco il lavoro molto muscolare, tutta questa tensione che tu stai tralasciando per l'ipertrofia. Ok, va bene, i piedi puoi tenerli così perché non riesci a tenerli dritti. Culo appena appoggiato, basta che tocchi appena appena corsa. Ok, sgancia e tienilo col dorso, scaricalo col dorso. Bravo. Arriva qui. Su. Ti comincia a bruciare un po' la gamba? Sì. Perfetto, appoggia, carichiamo. Ora facciamo 70 kg, okay. Quindi cominciamo a applicare tutti i concetti ma con un peso in mano. Vabbè. Non fare la presa suicida come con Martorielli. Fermo un secondo, non esiste 5. Okay. Sgancialo col dorso senza perdere le scapole. Metti i piedi un po' più avanti, se no puoi stare più comodo. Sgancia, ti do una mano io magari dopo. Scarica sul dorso, ok. Piano, su. Tocca delicato, non lo sprofondare. Su. Ancora, prendi aria. Poi apnea. Su, basta. Immagina come se vuoi andare su col petto, no? Ok, okay. Fai, prendi aria.
e avvicino okay. il bilanciere, va bene. Allora, la cosa bella di lavorare con un personaggio come Fede, che è portato, è che applica molto velocemente gli input. Infatti in 2 secondi si è già settato. Sì, assolutamente. A prescindere che l'abbia già fatta, comunque... Devo riabituarmi lo stesso al movimento tecnico, quindi... Quando sei portato e hai più talenti, hai anche il talento di assimilare molto velocemente i concetti. Poi comunque penso che la panca sia alzata tra le tre, che tu sia più forte, no? 2,80 comunque non sono pochi. Ma io ho detto squat 3,20 o 3,80. Sì, poi hai cambiato, ma non me lo ricordo neanch'io. È arrivato a 310. Più squat e stacchi. Tacco e squat è arrivato a sollevare 360 kg. 80 di squat e stacchi. Allora adesso andiamo a 90 kg. Okay. Con 90 kg faremo il famosissimo stress test, che se Fede lo supera, supereremo il limite natural che Master Wallace ha messo sui 100 kg. Non è da tutti, neanche per Fede. 100 kg di panca, ripeto, per un natural è un bel traguardo, credetemi. Porca puttana. Lo sgancio io, perché sennò perdi l'incastro. Prima cosa, fermo di 3 secondi. 3? Sì. Facciamo 5 secondi. Per 5 secondi non devo sentire il bilanciere che sprofonda. Okay. Mantieni in tensione con le scapole e con le gambe. Trai bene, portalo un po' più avanti. Scarico col dorso. Bravo. Prendi aria, su col petto, vai. Controlla, fermo lì. 1, 2, 3, 4, 5. Buono. Bravo. Sì, forse Fede faceva la panca a 5 secondi. Sei riuscito. Secondo stress test, isocinetica. Ok. Devi muoverti come se avessi il metronomo. 1, 2, 3, 4, 5. Se ti muovi con la mia voce. Okay, al 3 hai il petto, al 4 riparti piano. Ma non prenderlo così, prendilo, impugnalo bene. Sgancio. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anche troppo lento, ottimo. Ha messo cinetica da 5, ha fatto. È fissato con numero 5. Secondo test superato e ora si passa al triplo fermo. Vai Fede, 100 kg, abbiamo aumentato. È un po' scomoda per colpa della panca, non è il leg drive che consiglio io questo. Scarica ben avanti, primo fermo qui. Secondo fermo qui. Il terzo al petto. Su. Ok. Sì, esplosivo quando è su. Ok, sono abituato che io faccio il ROM lento e anche a salire. Ci stava le sue cinetiche di prima. Ok, Fede ha superato lo stress test, magari il carico è anche leggero. Comunque adesso andiamo dritti a 115 e poi vediamo la reale massimale di quest'uomo. Se posso lo aiuterò, magari no, chi lo sa. No, visuale palle è pessima. Fede ora proverà a 115. Non facciamo la visuale delle palle, che l'hanno già vista mezzo mondo. Sì, vabbè, dicono tutti così. Mignoli a 81. Normale, scendi, ti do il press, vai su, quindi via. Press, ti fermi, rec, ok? Vai bene, scarica, via. Press. Stop. Guarda, eri un po' ballerino al fermo, toccavi o non toccavi, eh? Un po' troppo delicato, vacci un po' più a fondo. Allora Fede, ora faremo 125 kg che tu hai cannato da callà perché non hai fatto il fermo. Su, dai che ci sei, Hai rimbalzato, a lui dicevi che era buona ma in realtà neanche lui lo faceva bene. Bravo, aggancia. Tutta tua. Ma cosa è perfetta? La pettinatura che hai in testa è perfetta, solo quello si salva. Sui 3 big vinci tutto, lo vedete lì. Questi sono belli. Hai ragione, era un test per vedere se ve ne accorgevate. Dove cazzo sta 2,5? Siamo a un carico che potrebbe essere problematico per te. Io ti metterò 2 ditina sotto e non ti farò sentire nulla, come doveva essere con Dennis. Cerca di impugnarlo meglio, perché se tu ti trovi a grindare, stringi, infondi forza al tricipite. Ma che smagliatura che c'è qui? C'è anche una punturina. Chiudi bene le gambe, scarica avanti, via! Press! Stringi. Ora alzati e mi chiedi la fatidica domanda. Mi hai aiutato? Sì. Ti ho aiutato meno di quello che ho fatto con Dennis, cioè proprio però ti ho aiutato, sì. 2 dita invalidano l'alzata. Basta pochissimo per farti superare lo sticking point. Ecco perché tu sei riuscito a fargli fare 150. Ho due dita, vai. Ti sto aiutando, vai. E come l'ha sempre falliti. Press! Spingi! Molla. Dennis, ti ho aiutato. Ti ho aiutato con le 2 dita, va bene? No, perché io sono ignorante alle powerlifting. Comunque, massimale di Fede, direi 120 sicuri, considerando che non fa la panca, considerando che è sottopeso, considerando che
Ma Fede, un po' deboluccio sei, eh? Cioè, con non questo. Ho allenato la forza. Non ho più allenato la punk. La forza tu la fai sempre. Sulla punk e sui tre big io non l'ho più allenata perché non li faccio più ormai da un botto di tempo. Non fai la punk piano. Non è che non alleni la forza, la forza alleni sempre. Tu. Forza però dedicata a questi esercizi. Cioè, gesto tecnico di punk, squat e stacco io dal 2016 che non li faccio più. Ti concedo questa licenza poetica. È così. La forza di Fede è di 120 kg, Domingo approved. C'ho anche la maglietta messa apposta per l'occasione, quindi può dire in giro che Domingo gli ha approvato un massimale teorico, perché non l'ha fatto, ma lo vediamo per buono, perché comunque per 5 kg cambia parecchio. 120 kg al peso di 83 kg, un esercizio che non fa quasi mai. Questo è un dopato? Un dopato con 120 kg? Il fratello che è più secco di lui fa di più. Dov'è il doping qua? C'è il doping selettivo adesso? Doping solo per i muscoli, non per la forza? No, non esiste. Questa è già una prova. Se mi avessi fatto 180, 150, puzzava sicuramente. Però comunque è un gesto tecnico, come ho detto, che non pratico da tanti anni. Ormai ho inserito nel mio. Perché non fai la punk? Perché a livello di. Già mi guarda brutto. Sull'ipertrofia non lo trovo necessario, non mi guardare mai. Diciamo che la punk l'ho praticata nei primi anni di allenamento, ma poi ho visto che utilizzando più stile bodybuilding, spinte. Stile bodybuilding. Spinte, quindi. Il bodybuilding. C'è in zona franca qua, eh. Non dico BB style o cosa del genere, tranquillo. E che facendo ormai spinte in panca piana, inclinata in tutte le versioni, colpendo il petto dal petto da più angoli, non trovo la necessità, perché il mio petto cresce comunque senza dover fare carichi. Sono d'accordo. Ora, oggi io ti ho settato come io vado in gara, no? Più o meno. Sì. Secondo te eri troppo inarcato? No, secondo me no, però non sono abituato a quell'arco. Ma non è che tu hai inarcato di più, sinceramente non avevi mai depresso le scapole. No, non in questa maniera. E non avevi fatto le dry. Quello che mamma natura ti ha dato rimane. Non puoi estremizzare nulla. Potevi estremizzare se staccavi il culo. Esatto. O le punte. Quando e non te l'ho fatto fare. Esatto. Questo arco va benissimo. Io criticavo. Questo quelle... è l'arco che io ho sempre portato, okay, basta, in gara. Poi chi nasce super mobile o a chi ha le braccia corte potrà fare, altri fare altre cose. Okay. Siamo arrivati a un punto di unione finalmente. Quanti mai... dissing ci sono stati? Bastava un semplice video di punk con lui magari, no? Assolutamente. Per me quello che dici sull'arco non ho mai... Anzi l'ho, ma riferendomi all'arco estremizzato, non l'arco normale che si fa. Il mio riferimento è solo a quella, quell'arco lì. Lui ce l'ha con la panca di Masi, l'unica in Italia, non ce ne sono altre. Ce l'ha proprio con lui personalmente. Perché fai un rom che fai questo e basta, cioè non scendi del tutto. Ma sì, non puoi più fare quel tipo di panca, perché Fede non è contento. Tutto questo casino è nato per colpa tua. Non è l'unico che ho visto fare quel tipo di panca. Hai visto panca internazionale probabilmente. Sì, esatto. Ho visto tanti culturisti fare cose oscene, ma non me la prendo con tutta la categoria. Ma io non ho detto che la odio o altro, non bisogna farla. Secondo me, detto l'arco fa male, dovrei dire bodybuilding e doping, invece non è così. Perché ho visto Coleman. Coleman a me non piace, però. Io direi che con questo abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuta questa dimostrazione di Fede di panca piana, stavolta regolamentare, anche se la panca non lo è. Ditemi cosa ne pensate. È possibile che un dopato possa fare 120 di panca? Se è possibile che Fede sia così scarso ma così portato muscolarmente? Se è possibile non allenare mai la panca ma comunque mantenere un buon gesto, devo dire, con quattro input che gli ho dato? Ditemi voi se è talento oppure oggi ha trollato ancora. In realtà è molto più forte. Magari ha 2,80 e non me l'ha mostrati. Anche 3,20. No, no, assolutamente, ragazzi. La mia forza è questa qui. Non ci nascondi nulla, vero? Non mi nascondo nulla, assolutamente. Vedremo con squat e stacco cosa succederà. Perché qualcuno mi ha detto che il testosterone accende molto di più lo stacco. Il nervo è acceso dal testo. La punk è un'alzata molto tecnica. È probabile che lui stia. È possibile che abbia uno stacco disumano e li scaveremo, finalmente. Vedremo, li proviamo tutte e due. Alla prossima puntata. Ciao, ragazzi. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1 RM.